C'era una volta una coppia di anziani che viveva in una piccola vecchia baracca nei pressi della foresta. Avevano una vita felice e pacifica. Il loro solo rammarico era non avere mai avuto figli. Un giorno, mentre la vecchia signora stava preparando l'impasto per i biscotti, entrò il marito in cucina. Tesoro, che cosa stai cucinando oggi? Oh, tesoro mio, oggi sto preparando un omino di pan di zenzero. L'anziana signora lavorò all'impasto e ne tagliò un biscotto a forma di omino. Dopo averlo messo in forno, si sedette e aspettò che l'omino di pan di zenzero fosse cotto. Quando sentì il delizioso profumo di biscotti nell'aria, si mise i guanti da forno e tirò fuori l'omino di pan di zenzero. Ora doveva decorarlo. Gli fece gli occhi con l'uvetta e il naso con una caramella. Poi usò un po' di glassa per fargli i capelli e i vestiti. Infine, usò delle ciliegie per fargli i bottoni. Guardò il suo capolavoro e disse: «Il mio omino di pan di zenzero è proprio bellissimo, ma mi sembra che manchi qualcosa qui». L'anziana signora lo guardò con più attenzione e... «Oh! La bocca! Ho dimenticato la bocca!» Disegnò con la glassa una bocca sulla faccia dell'omino di pan di zenzero. «Ora sì che sei proprio un bell'omino di pan di zenzero!» E avvenne qualcosa di inaspettato. «Grazie mille!» «Ma non è possibile! Tu sai parlare!» L'omino di pan di zenzero si alzò all'improvviso e iniziò a correre. «Esatto! E so anche correre!» L'omino saltò dal tavolo della cucina, sulla sedia e poi sul pavimento, iniziando dunque a correre verso la porta che dava sul giardino. «Torna indietro! Torna indietro!» urlò l'anziana signora. L'omino di pan di zenzero iniziò a parlare mentre correva. «Sì, sì, corri più veloce che puoi! Nessuno può prendermi perché io sono l'omino di pan di zenzero!» L'anziana signora uscì in giardino e iniziò a seguire l'omino di pan di zenzero. Il marito, guardando dalla finestra, vide la moglie correre e gridò: «Ehi, omino, dove stai correndo?» L'anziana, mentre correva, gli rispose gridando: «Il mio omino di pan di zenzero è scappato! Devo prenderlo!» L'anziano signore era senza parole. L'anziana correva, ma l'omino di pan di zenzero era troppo veloce per poterlo acciuffare. Dopo poco, l'omino arrivò vicino a una fattoria. Una mucca che stava pascolando lo notò. «Oh, che bel biscotto! Devo prenderlo e mangiarlo!» Quindi anche la mucca iniziò a rincorrere l'omino di pan di zenzero. «Aspetta! Non correre così! Devo mangiarti!» «Sì, sì, corri più veloce che puoi! Anche una donna vecchia sta cercando di prendermi, ma nessuno potrà farlo perché sono l'omino di pan di zenzero!» L'anziana e la mucca rincorrevano l'omino di pan di zenzero e questa volta fu un maiale a notarlo. «Un omino di pan di zenzero, proprio quello che ci voleva! Aspetta, ti voglio acciuffare!» L'omino di pan di zenzero rispose mentre continuava a correre. «Sì, sì, corri più veloce che puoi! Anche una vecchia donna e una mucca stanno cercando di prendermi! Ma nessuno potrà farlo perché sono l'omino di pan di zenzero!» Mentre stavano correndo, l'omino di pan di zenzero davanti, l'anziana, la mucca e il maiale dietro di lui, una gallina in cerca di cibo notò l'omino. «Quello deve essere il mio pranzo!» Così si aggiunse anche la gallina agli inseguitori. «Corri quanto vuoi, omino di pan di zenzero! Io ti prenderò!» «Sì, sì, corri più veloce che puoi! Una vecchia donna, una mucca e un maiale non sono riusciti a prendermi! E nemmeno tu ce la farai! Nessuno potrà farlo perché sono l'omino di pan di zenzero!» Con l'omino in testa, l'anziana, la mucca, il maiale e la gallina continuavano a correre. Ma l'omino di pan di zenzero li stava distanziando sempre di più. L'omino di pan di zenzero era tanto felice e fiero di se stesso. «Sono il più furbo e veloce omino di pan di zenzero al mondo! Sì, sono io! Nessuno può prendermi perché sono l'omino di pan di zenzero!» Ma
quando guardò avanti, vide che si stava avvicinando a un fiume e l'omino di Pan di Zenzero si fermò, perché sapeva che l'acqua l'avrebbe sciolto immediatamente. E ora che faccio? L'anziana, la mucca, il maiale e la gallina si stavano avvicinando. Proprio in quel momento spuntò fuori da dietro un albero una losca volpe. Io so nuotare e se vuoi posso aiutarti. L'omino di Pan di Zenzero pensò. E se poi mi mangi? Non ti devi preoccupare, non voglio mangiarti, ma solo aiutarti ad attraversare il fiume. L'omino di Pan di Zenzero si fidò della volpe furba e si aggrappò alla sua coda stringendola più forte che poteva. La volpe saltò nel fiume e iniziò a nuotare. Nel frattempo, l'anziana, la mucca, il maiale e la gallina erano arrivati al fiume e videro l'omino di Pan di Zenzero in groppa alla volpe. Impotenti, li guardarono allontanarsi, sapendo che non li avrebbero mai raggiunti. Il fiume si fece sempre più profondo e l'acqua iniziava a salire. Ehi, volpe! Tieni in alto la coda! Mi stavo quasi per bagnare! Saltami sul dorso, è molto più sicuro lì. L'omino di Pan di Zenzero saltò sul dorso della volpe. Nuotarono ancora per un po' finché il fiume non divenne ancora più profondo e il dorso della volpe iniziò a sprofondare. Temo che così ti bagnerai. Saltami sulla testa, così starai più in alto. Dai! L'omino di Pan di Zenzero salì sulla testa della volpe che continuò il suo piano, facendo scivolare la testa nell'acqua. L'acqua sta salendo troppo, perché non sali sul mio muso? Così starai più in alto. Quindi l'omino di Pan di Zenzero salì sul muso della volpe. Proprio mentre stavano per raggiungere l'altra sponda, la volpe alzò il muso facendo saltare in aria l'omino e aprì le fauci. L'omino di Pan di Zenzero stava per caderle in bocca e la volpe stava per mangiarlo. Ma non andò a finire così. Mentre l'omino stava ancora volando in aria, un corvo che volava proprio sopra di loro lo prese con il becco. La volpe rimase a bocca aperta e li guardò volare via. L'omino di Pan di Zenzero aspettò che si allontanassero ancora un po' e poi chiese: i corvi mangiano i Pan di Zenzero? Certo! Quando il corvo aprì il becco per parlare, l'omino di Pan di Zenzero cadde per terra e iniziò a correre più che poteva. Sì, sì, corri più veloce che puoi! Una vecchia donna, una mucca, un maiale, una gallina, una volpe e un corvo hanno cercato di prendermi, ma nessuno potrà farcela perché sono l'omino di Pan di Zenzero! L'omino di Pan di Zenzero continuò a correre e non si fermò mai. Se vedi un omino di Pan di Zenzero che sta correndo via, non inseguirlo, perché lui è l'omino di Pan di Zenzero e nessuno riuscirà a prenderlo. C'era una volta due sorelle, Mangita e Larina, che vivevano in un piccolo cottage. Mangita era una gran lavoratrice. Lavorava nell'azienda del padre. Nel tempo libero si occupava di drogheria. Larina, d'altra parte, amava viaggiare e divertirsi. Quando si annoiava, si guardava in riva al fiume e si pettinava a lungo. Oggi sono di nuovo più bella di mia sorella. Un giorno, il padre di Mangita e Larina fece un lungo viaggio, da cui non c'era ritorno. Anche se Mangita era molto triste per la partenza del padre, Larina era così felice. Ora tutti i giorni posso sedermi in riva al fiume fino al mattino. Dopo la partenza del padre, Mangita iniziò a lavorare di più. Stava spazzando al mattino, preparava una deliziosa zuppa nel pomeriggio e stendeva il bucato. L'unico passatempo di Larina era quello di creare problemi alla sorella. Continuava a sporcare i tappeti della casa. Versava l'acqua fredda nella zuppa cotta. Perché la zuppa è ancora fredda? E perché questi tappeti sono sporchi? Li ho appena puliti. Gli animali che nutri li hanno sporcati. Un giorno, Larina uscì a fare una passeggiata nella foresta. Stava solo cogliendo dei frutti acerbi e li gettava nel fiume. Nel frattempo, una donna anziana che camminava lentamente le si avvicinò. Ciao, bellissima ragazza! Ho molta fame.
Puoi dare anche a me un po' di frutta? La rena consegnò all'anziana donna le acerbe fragole selvatiche che aveva appena raccolto. Signora, può mangiarne quante ne vuole. Queste sono le più deliziose fragole del mondo. L'anziana signora, dopo aver mangiato le fragole, iniziò ad accusare mal di pancia. Queste fragole sono deliziose. Grazie comunque. Mentre la Rina tornava a casa, l'anziana donna si addormentò. Mentre Mangita era fuori a raccogliere verdure nella foresta per il pasto, vide l'anziana donna ammalata. La portò subito a casa e la mise sul letto. Cosa ci fa questa donna in casa nostra? Ha un odore così sgradevole! Non dire così, Larina. È una donna molto ammalata. Dobbiamo nutrirla con cibo sano per guarirla. Mangita preparò zuppe calde e tisane per la donna anziana. D'altra parte, Larina buttava via di nascosto le zuppe e metteva il terriccio nelle tisane. Larina, hai messo del terriccio in questa tisana? Dimmelo subito! No, non sono stata io. È stata la vecchia signora. Entro pochi giorni l'anziana signora si riprese. Sei una ragazza dal cuore gentile, Mangita. Se vi ammalate, mangiate questi mirtilli ogni giorno. Recupererete immediatamente. Mangita, che era molto stanca di fare lavori domestici da sola per molto tempo, alla fine si ammalò gravemente e si ritrovò a letto. Larina, vuoi portare i mirtilli che mi ha dato la vecchia signora? Ma Larina aveva mangiato tutti i mirtilli da sola. Non c'è nulla qui! Gli uccellini che nutri devono averli mangiati! Mangita, con la febbre molto stanca, si riaddormentò. Larina, d'altra parte, lasciò la casa e andò al fiume per pettinarsi. In quel momento l'anziana donna apparve di nuovo davanti a lei. Ehi, bambina! Dov'è tua sorella? Confezionava la frutta in sacchetti e lavorava. Che te ne importa a te? L'anziana donna si rese conto che Larina stava mentendo. Immediatamente si recò a casa loro per vedere Mangita. Quando l'anziana donna vide la giovane ragazza che stava male, sudata e con la febbre, rimase molto turbata e pianse a lungo. Larina, che la stava osservando dalla finestra, rideva di gusto. Proprio in quel momento la vecchia si trasformò in una bellissima fata. Larina si sorprese molto nel vedere la fata. Entrò felicemente in casa. Tu sei una fata! Ti ho aperto la mia casa! Sei in debito con me! Dammi i capelli più belli del mondo! Veloce, usa subito la magia e realizza il mio desiderio! Infatti, quando la fata vide Larina per la prima volta, si trasformò in una donna anziana per vedere se era una brava persona. Ti ho dato l'opportunità di farmi del bene, ma mi hai sempre fatto del male. In quel momento la fata agitò la sua bacchetta magica da una parte all'altra. I capelli di Larina si trasformarono in edera. Ah, i miei capelli! Cosa è successo ai miei capelli? Sono così brutti ora, aiuto! Larina corse verso la riva del fiume per paura e guardò i suoi capelli. Mentre le mosche volavano intorno alla sua testa, i suoi capelli ad edera si erano incastrati nel terreno all'improvviso. Sono diventato così brutta! Non voglio più guardarmi! In quel momento la fata nutrì Mangita con un mirtillo e finalmente recuperò le forze e aprì gli occhi. Grazie, fata. Ora mi sento molto meglio. La fata agitò due volte la bacchetta e trasformò il piccolo cottage in cui vivevano in un palazzo straordinario. Mangita era molto sorpresa e impressionata quando vide il palazzo. La bontà viene sempre premiata, giovane ragazza, e questo palazzo è la tua ricompensa. Grazie, fata. E mia sorella, cosa le è successo? Tua sorella guarderà per sempre fissare il suo brutto riflesso in riva al fiume. Ma voglio tanto bene mia sorella. Che senso ha vivere da soli in questo enorme palazzo senza di lei? Dacci una vita felice nel nostro cottage, fata. È tutto ciò che desidero.
La fata era molto felice quando sentì le parole di Mangita. In primo luogo, trasformò il magnifico palazzo di nuovo in un cottage. In seguito, si recò dalla Rina e ripristinò i suoi capelli d'edera al suo precedente bellissimo stato. La Rina abbracciò felicemente Mangita. Mi hai salvato! Mi dispiace molto. Ora sarò una brava persona, lo prometto. La Rina capì in quel momento che la felicità di aiutare le persone vale tutto. Perché la felicità diventa più bella se condivisa.